Sì, diciamo che il primo step l'abbiamo passato, per noi ci teniamo tanto a questa coppa perché abbiamo visto l'anno scorso quanto è stato bello vincerla e adesso la testa al prossimo turno. Assolutamente, infatti sicuramente il nostro obiettivo è quello di arrivare a giocarci le finals qui, anche perché siamo organizzatori, anche quello di andare avanti, non soltanto perché ci piace, perché siamo organizzatori, ma vorremmo arrivare in fondo. Secondo me andrebbe fatta in modo differente, soprattutto anche questo discorso legato al fatto che non esistono, non c'è la differenza reti, che è molto molto rischioso, cioè infatti vediamo adesso squadre che comunque riescono a ribaltare il risultato e possono, può essere ribaltato anche con un episodio. Il nostro allenatore cercando di mettere un po' di più, magari non avendo la prima, la seconda, fortissima, ma avere 3-4 minuti forti. Sì, diciamo che ancora la sua filosofia è cercare di cambiare, non vuole mantenere, diciamo, le linee fisse per tutta la stagione. Si vede che comunque un giocatore ci può stare, gioca e ha la possibilità tranquillamente di poter stare le linee, non ha problemi a cambiare. E, sì, è vero, sono state equilibrate le linee, però ovviamente col discorso di Hector, col discorso di Raimondi, anche Perino, insomma, cambia, hai fatto una linea fuori questa sera. Ma sicuramente è un vantaggio nel momento in cui tu giochi poi dopo come succederà ogni due giorni, e quindi il fatto di poter mantenere alto il ritmo con quattro linee potrebbe essere la nostra arma vincente, perché in effetti così abbiamo quattro buone linee che possono giocare. Ma è ovvio che il campionato poi si gioca nei dettagli, si gioca comunque in alcune partite che saranno fondamentali durante la stagione, bisogna vedere come si arriva lì in quel momento, e il fatto di poter giocare quattro linee probabilmente dai anche tempo per recuperare, e quindi sicuramente deve essere una forza per me. Grazie a tutti voi e grazie a voi di seguirci sempre. Buon anno a voi.